Nanni era un uomo di grandi passioni, passioni personali, le passioni che lui provava e le passioni che riusciva a suscitare. Non era un socialista riformista, era socialista tout court. Libertario e giacobino, ed è assolutamente quello che è stato mio nonno. Era un uomo capace di suscitare emozioni molto profonde. I militanti lo amavano. Quando uno era leniniano era l'orgoglio di essere socialisti. Una persona con dei valori molto profondi, radicati, valori diciamo del mondo contadino. E quindi un uomo del popolo che ha dedicato tutta la vita alla causa delle masse popolari. Per cui se io dovessi definire Nanni, lo definirei un socialista autentico. Con che amore io vedo lei, acerbo, gli occhiali e il basco d'intellettuale, e quella faccia casalinga e romagnola in fotografie che a volerle allineare farebbero la più vera storia d'Italia, la sola. Il socialista Pietro Nenni è stata sicuramente una delle grandi personalità della vita politica italiana, soprattutto nel secondo dopoguerra. Oggi riflettere storicamente su Pietro Nenni significa anche pensare a cosa avrebbe potuto essere la scena politica italiana se Nenni non avesse compiuto quel passo falso nella seconda metà degli anni 40 di aver accettato la logica del Fronte Popolare, cioè del patto di unità con i comunisti, che provoca gravi sofferenze al suo partito, il Partito Socialista, perché il Partito Socialista, che nel dopoguerra era davanti al Partito Comunista in termini di voti, stiamo parlando del 1946, poi alle elezioni del 18 aprile del 1948, quando si presentò nel Fronte Popolare con una lista unica insieme ai comunisti, fu fatta a pezzi. Non solo il Fronte Popolare perse le elezioni, cosa che non era scontato che accadesse, ma la presenza comunista nel Parlamento uscito da quelle elezioni dell'aprile del 48 fu notevolmente superiore a quella del Partito Socialista Italiano. Ma, come vedremo, Nenni seppe riscattare il suo partito da quell'errore degli anni 40. È il 25 febbraio 1956. A Mosca, al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, il segretario Nikita Khrushchev avvia il processo della destalinizzazione, che raffredda il culto della figura del leader morto nel 1953. Ma il mondo occidentale conoscerà i veri motivi 4 mesi dopo, il 4 giugno, quando il New York Times pubblica il rapporto Khrushchev sugli sconcertanti crimini staliniani. I fatti denunciati da Khrushchev misero in evidenza un regime spietato che non aveva nulla a che fare con il socialismo. L'impatto di queste rivelazioni sui militanti di sinistra, tutti, sia nel Partito Comunista che nel Partito Socialista, fu enorme. E i vertici dei partiti furono a quel punto investiti da una pressione che arrivava dal basso, una pressione che chiedeva dei chiarimenti e chiedeva anche delle rassicurazioni. Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista Italiano, è talmente turbato dalle rivelazioni dei crimini staliniani che inizia a ripensare l'alleanza con i comunisti. Non è un'esagerazione, un'iperbole, perché da 20 anni Nenni aveva impostato tutto intorno all'unità d'azione con il Partito Comunista e con una politica di simpatia e di vicinanza verso il sistema sovietico. Quindi uno sconvolgimento di quelle proporzioni metteva in discussione tutte le scelte fatte fino a quel momento. I fatti sovietici inducono Nenni a ripensarci, a fare quel famoso incontro a Pralognan con Saragat. Lì Nenni e Saragat, che si erano lasciati anni prima in un clima di odi e di recriminazioni, si incontrano, stabiliscono un contatto e cominciano a ragionare sulla ipotesi di avviare un percorso di riunificazione dei due partiti che si erano separati nel 1947.
l'incontro con Sargat per molti militanti e per molti dirigenti socialisti era puramente e semplicemente un'eresia. Tutti i membri del cosiddetto apparato erano più filosovietici di Togliatti e Sargat temeva che quello, come disse, fosse un sasso nell'ingranaggio della unificazione. Poi c'è l'Ungheria. La destalinizzazione ha comportato uno sconvolgimento in Ungheria, una rivolta che da Mosca decidono di stroncare con un'invasione militare. È l'invasione delle truppe sovietiche in Ungheria tra l'ottobre e il novembre 1956 che accelera la spinta autonomista di Nenni. Mandare i carri armati a reprimere una rivolta è, nell'immaginario dei militanti socialisti, una cosa che viene fatta dalle potenze imperialiste occidentali. Vedere i carri armati dell'Armata Rossa, l'esercito che ha liberato l'Europa dai nazisti, l'esercito della potenza che nell'immaginario dei militanti deve operare per la liberazione dei popoli, bene, quei carri armati che arrivano a reprimere una rivolta popolare, questo è lo shock più grave di tutti. Sulla scrivania di Nenni e negli uffici della direzione centrale del Partito Socialista si accumulano le lettere di moltissimi militanti, i quali esprimono tutta la loro inquietudine e chiedono a gran voce una risposta. La direzione del Partito Socialista deve in qualche modo prendere una posizione e Nenni, a sua volta scosso, è profondamente incerto. C'è la rottura tra Nenni e Togliatti, tra socialisti e comunisti, e Sargat non può più parlare di macigno nell'ingranaggio, perché a quel punto sembra che Nenni voglia arrivare all'autonomia del Partito Comunista in modo serio. Il 32esimo congresso del PSI, che si tiene a Venezia tra il 4 e il 10 febbraio 1957, è il momento in cui si decide la sorte della scelta nenniana dell'autonomia. Il congresso di Venezia del 1957 costituisce uno degli avvenimenti più singolari e contraddittori di tutta la storia dei congressi socialisti. Nenni presentò una mozione nella quale confermava la rottura con il Partito Comunista in Italia e la proposta di avviare un processo di unificazione con il Partito Socialdemocratico. Con la sua consueta oratoria Nenni fu in grado di infiammare la platea del congresso e la sua mozione venne approvata. Noi abbiamo raggiunta la quasi unanimità. Me ne rallegro, perché tale unanimità è stata raggiunta su posizioni chiare ed impegnative. Al congresso di Venezia, in cui lui fa trionfare la linea autonomista, ci furono manovre dei cosiddetti carristi, era la sinistra socialista chiamata carrista proprio perché faceva tifo per i carri armati. E dopo una votazione piuttosto confusa emerse chiaramente che in comitato centrale erano stati eletti in grande maggioranza funzionari che si opponevano alla linea di Nenni. Fortunatamente, insieme con i carristi, c'eravamo anche noi che facemmo l'impossibile perché quel congresso segnasse in modo clamoroso una svolta. Una iniziativa autonoma dei socialisti, di tutti i socialisti, fuori del frontismo e del centrismo degli ultimi 10 anni. Sono parole che però non convincono Giuseppe Sargat. Se Nenni fosse andato alla tribuna del suo congresso e avesse detto: compagni, durante 10 anni ci siamo sbagliati. Abbiamo creduto nella dittatura e ci siamo resi conto che la dittatura porta la classe lavoratrice ad una nuova schiavitù. Gli avvenimenti di questi 3 anni ci hanno convinti del valore imperituro della libertà. Si tratta di mutare strada virilmente e di dare atto a coloro che sulla strada della libertà ci hanno preceduto che avevano ragione. Ma invece di misurare la realtà storica sul metro di questi principi, l'ha giudicata su quello delle sue convenienze politiche. Devo dire che Nenni si aspettava dai Lamalfa, dai Sargat, dalla sinistra democristiana un riconoscimento più significativo della svolta. Questa fu una grave delusione, perché lui
immaginava addirittura un governo socialista e democristiano con un atteggiamento se non di favore, perlomeno di non belligeranza da parte del Partito Comunista. Per creare un partito che sia democratico, classista, internazionalista e che si ponga in grado di raccogliere attorno a sé la grande maggioranza dei lavoratori e la sinistra italiana cattolica e laica. Nenni da tempo, in realtà, stava cercando di aprire un canale di dialogo con i cattolici e con la Democrazia Cristiana, proprio per ampliare gli spazi di azione all'interno del sistema politico italiano e soprattutto per ampliare in qualche modo la base di consenso del Partito Socialista verso fasce di elettorato nuove e diverse rispetto agli anni precedenti. Dunque l'azione congiunta delle attese internazionali con le delegazioni dei partiti socialisti europei e del messaggio del Patriarca di Venezia, Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, crearono intorno all'apertura del congresso un clima di aspettative che venne registrato da tutti i giornali. Su questo filo Nenni ebbe l'attenzione di alcuni circoli cattolici, poi c'era Fanfani che guidava la sinistra, Moro è ancora in penombra. I tempi sembrano quindi maturi per un'apertura a sinistra. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, a favorire e a dare un nuovo impulso a questa linea di progressivo avvicinamento dei socialisti con i democristiani, subentrano anche delle novità importantissime a livello internazionale. Il nuovo presidente degli Stati Uniti è Kennedy, il presidente della Nuova Frontiera, e che quindi propone proprio il dialogo e l'apertura e l'ascesa al soglio pontificio di Roncalli con il nome di Giovanni XXIII. È il Papa del dialogo, è il Papa delle aperture, che quindi crea tra cattolici e marxisti un clima completamente diverso. Per Nenni inizia la nuova grande sfida della sua lunga vita politica. È la sfida del passaggio dall'opposizione all'area di governo. Ma i tempi che sembravano brevi si allungano. Una parte della Democrazia Cristiana è ancora contraria all'apertura a sinistra. Ci fu una vicenda parlamentare per cui il Segni, che era praticamente il capo dei cosiddetti Dorotei, l'ala conservatrice della Democrazia Cristiana, Segni, di fronte ai movimenti verso il Partito Socialista, si dimette e si cerca di fare un nuovo governo. All'inizio la Democrazia Cristiana sceglie un'alleanza con la destra e sono le vicende del governo Tambroni che forma una maggioranza parlamentare aperta ai neofascisti con la partecipazione del movimento sociale. Lottiamo per la sconfitta della destra, quella in carne ed ossa, che nei primi mesi di quest'anno ha impedito la formazione di un governo di centro-sinistra, la destra che in giugno e in luglio ha tentato di trascinare il paese in una avventura autoritaria. Finché a Tambroni il licenziamento glielo intimò la DC, Moro Fanfani, e si passò quindi a un governo che fu detto delle convergenze parallele, cioè si fece un governo Fanfani che aveva un appoggio sia a destra, i liberali, che a sinistra con le astensioni dei socialisti, che doveva essere l'anticamera dell'ingresso dei socialisti nell'area di governo. L'onorevole Fanfani, nelle sue funzioni di incaricato di costituire il nuovo governo, ha desiderato che noi illustrassimo le proposte programmatiche che sono già state oggetto di deliberazioni da parte del Comitato Centrale del nostro partito, ed è quello che noi abbiamo fatto nell'incontro testé finito. Il primo governo fu di Fanfani, che ebbe l'astensione costruttiva dei socialisti. Infatti quel governo fece forse le più grandi riforme dell'epoca del centro-sinistra. Il centro-sinistra degli anni 60
è stato l'unico vero momento in questo paese dove delle riforme sono state fatte. I due fatti legislativi e politici di maggiore importanza sono certamente rappresentati dalla istituzione della scuola media unica eguale per tutti e dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Con questo governo chiamato delle convergenze parallele, il Partito Socialista fa il primo passo verso l'accordo politico con la Democrazia Cristiana. Ha fatto il primo passo. Il primo passo per una trasformazione profonda, strutturale dell'assetto capitalistico, economico, statale. Delle riforme che intendevano un passo alla volta rompere gli equilibri del capitalismo e lentamente arrivare al superamento del capitalismo. E infatti cominciò con la nazionalizzazione dell'industria elettrica, che era il cartello più potente nel capitalismo italiano. La nazionalizzazione dell'energia elettrica, ormai decisa dal governo, rende pubblico un servizio privato che noi consideravamo di essenziale interesse per tutta la nazione, per la sua economia, per la programmazione dell'economia. Proprio per questo, proprio perché proponeva riforme così ambiziose, dentro la Democrazia Cristiana c'erano le perplessità che già c'erano, aumentavano ulteriormente. Allora le tappe sono lente ed estenuanti in quel politichese tipico della politica italiana, quindi prima un governo Fanfani che poggia sull'astensione del Partito Socialista, poi il cosiddetto centrosinistra programmatico nel 1962, ancora una volta con Fanfani, in cui il programma è concordato punto per punto, e infine nel 1963, alla fine del 63, il cosiddetto centrosinistra organico con Moro presidente del Consiglio, Nenni vicepresidente del Consiglio e vari ministri socialisti. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Antonio Segni, prestano giuramento i seguenti ministri e segretari di Stato. Primo, l'onorevole Pietro Nenni, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato senza portafoglio, vicepresidente del Consiglio dei Ministri. È il 5 dicembre 1963, una data storica. Al Quirinale giurano i ministri del primo governo del centro-sinistra organico. Di osservare lealmente la Costituzione e di esercitare le mie funzioni di ministro segretario di Stato nell'interesse supremo della nazione. Il 72enne Pietro Nenni torna al governo dopo 16 anni all'opposizione. Grazie. Il governo di centrosinistra programmatico nacque in un clima di grandi attese, nonché di grandi inquietudini, perché Nenni aveva usato una formula estremamente efficace, la stanza dei bottoni. L'idea di poter entrare in quella stanza dove ci sono le leve del comando che permettono di cambiare anche alla radice il paese. Nenni traduce in quello slogan l'idea che i socialisti dall'opposizione passano al potere, alla gestione del potere. I socialisti sono al governo, siamo entrati nella stanza dei bottoni, ma non funziona. L'ingresso nella cosiddetta stanza dei bottoni per lui fu molto dura, perché le difficoltà furono sicuramente superiori a quelle che lui si aspettava. Era un continuo braccio di ferro. Quelle riforme iscritte nel programma e sulle quali Nenni insisteva molto, la casa, la terra, lo statuto dei lavoratori, quelle riforme erano nocive alla situazione economica, che aveva bisogno di un freno. Non si potevano spendere soldi, tanti soldi per le riforme, appunto perché era una situazione inflazionistica seria. L'esperienza del centro-sinistra organico va in crisi dopo 7 mesi di mandato governativo. Sulla crisi del luglio del 1964 si sono allungate le ombre di molti dubbi, di molti sospetti, e si è parlato già all'epoca di rumore di sciabole o tintinnar di sciabole.
Che cosa si intende con questa metafora? Che nel corso delle trattative prese forme all'orizzonte l'ipotesi di un altro governo di destra, molto conservatore, probabilmente ancora più conservatore del governo Tambroni del 1960. Quindi, di fronte alle pressioni della Confindustria, di fronte al fatto che c'era una crisi economica che sembrava irrigidire le posizioni di molti ambienti economici, di fronte al fatto che il Presidente della Repubblica Segni sembrava ostile ad un atteggiamento troppo innovatore e riformatore del governo, Nenni preferì rinunciare in parte agli aspetti più innovativi e coraggiosi del programma e salvare quello che ai suoi occhi in quel momento risultava l'essenziale, ovvero la formula di governo di centrosinistra e la cornice della democrazia repubblicana che escludeva i neofascisti dalla partecipazione al governo. Il governo si rinsalda nel luglio 1964. Sull'orizzonte della politica italiana si profila un ritorno al Partito Socialista Unificato. L'alleanza di governo con la Democrazia Cristiana comportò per il Partito Socialista comunque un prezzo molto doloroso anche. Quando i socialisti entrano nel governo, la sinistra esce dal partito e costituisce il PSIUP. Partito Socialista di Unità Proletaria, che recuperava il nome del partito rifondato dopo il fascismo. A quel punto Nenni concepisce l'idea di rilanciare anche politicamente e di dare una nuova accelerazione al progetto di unificazione socialista. Quali fatti la incoraggiarono a credere che i tronconi del socialismo avrebbero potuto riprendere il loro dialogo? Il fatto che mi incoraggiò soprattutto in questo senso fu la consapevolezza che divisi finivamo per essere una forza di apporto per altri movimenti e altri partiti. E che soltanto uniti potevamo essere un fattore autonomo dello sviluppo della politica italiana. E noi arriviamo alla Costituente nella convinzione di avere veramente, definitivamente superato quello che ci ha diviso negli ultimi 17 anni. Sia Nenni che Saragat erano comunque insoddisfatti dei risultati raggiunti nei primi mesi del governo di centrosinistra organico. Allora concepiscono l'idea di creare un più grande partito socialista, capace quindi di pesare di più nelle trattative con la Democrazia Cristiana e quindi ottenere un'accelerazione delle riforme. Infine, non è secondario, anzi è molto importante, anche un aspetto che potremmo definire sentimentale, cioè l'idea di sanare la ferita creata dalla scissione del 1947 e finalmente riunificare le due anime separate del socialismo italiano. Lei principalmente che cosa si aspetta dall'unificazione socialista? Che questo partito sia veramente unificato, ma che sia un vero unificazione, perché se noi non facciamo questa unificazione si ricordi che fra 3 anni c'è un'altra divisione. Sono arrivati contadini con il fazzoletto rosso dalla Valle Padana, dal nord, fu una cosa. Ma se la fusione è stato il necessario punto di arrivo della riconquistata coscienza unitaria dei militanti dei due partiti, la Costituente vuole essere della unificazione il punto di partenza. Una folla immensa in quell'immenso palazzo che celebrava questo avvenimento, e chi può dimenticarlo? Ci si domanda cosa siamo. Rispondiamo che siamo il partito dei lavoratori e il partito della Repubblica. Per Nenni fu una giornata pari alla giornata in cui vinse la Repubblica. Però questo sodalizio non durò abbastanza. I due partiti che si vanno a unificare hanno ormai caratteri e personali molto diversi. Il Partito Socialista veniva da anni di opposizione e aveva una struttura burocratica che si era formata attraverso la tipica organizzazione piramidale. Il Partito Socialdemocratico era da tempo ormai un partito di governo che aggregava il consenso dei ceti medi, spesso anche con dei meccanismi di natura clientelare. Si trattava quindi di due corpi molto difficili da fondere. E quindi
questa unificazione socialista che doveva aprire nuovi scenari si trova in condizioni piuttosto deplorevoli dal punto di vista della forza elettorale. E l'esito finale furono le elezioni del 1968 che segnarono una netta sconfitta sotto molti punti di vista. I due partiti separatamente avevano preso il 20%. Ci si poteva attendere almeno una conferma di questa percentuale. Invece nel 1968 il Partito Unificato raccolse il 14%. E dunque una sconfitta che venne vissuta con grande emozione e con grande dispiacere dai dirigenti, avviando praticamente di lì a poco il processo che separò nuovamente i due partiti che avevano tentato l'unificazione. E questo per lui è stato terribile, è stato... e fino alla fine lui ne parla. E mio nonno l'ha considerato un suo errore, non un suo errore, ma una sua sconfitta. Il tentativo dell'unificazione socialista è una delle ultime battaglie della lunga militanza politica di Nenni. Cominciata nella più tenera età, nella sua Faenza, dove nasce il 9 febbraio 1891 e dove viene cresciuto da una madre vedova a servizio dei conti Ginnasi. Pietro Nenni era orfano, orfano di padre, ed è stato cresciuto in un orfanotrofio. E un giorno Nenni racconta che il bidello entrò in classe e disse due parole che io non capivo. Tutti a casa, c'è lo sciopero generale. Quel giorno, uscendo da scuola, attraversai la piazza e vidi gli uni di fronte agli altri, una piccola folla di operai, di muratori, di donne, molte delle quali portavano ancora i segni di qualche saccheggio di forno, e dall'altra parte la cavalleria sul punto di muovere all'attacco. Sentii, senza bisogno che nessuno me lo spiegassi, che io ero con quegli operai, con quelle donne, per difendere un diritto che allora era violentemente offeso e conculcato. Questo è il primo episodio formativo di Pietro Nenni. Scappava delle volte dal collegio, andava alle riunioni del Partito Repubblicano. Sì, saltavo volentieri i muri per andare al Circolo Repubblicano di Bellaria, dove trovavo appunto i libri, gli opuscoli, i volantini che nutrivano questa mia irrequieta fanciullezza e che mi aprivano poi le porte a una più intensa partecipazione negli anni successivi alle lotte e alla vita pubblica. Il ventenne Pietro aderisce al Movimento Repubblicano e diventa uno dei più accesi attivisti. Appena uscito dal collegio, conosce la donna della sua vita, Carmen Emiliani. Lui si è sposato giovanissimo, ha incontrato mia nonna in un modo molto bello, in un circo. Lei ha avuto un momento di paura quando sono passati i cavalli davanti e lui si è alzato e si è avvicinato, ha detto: signorina, vuole cambiare posto per me, con me? E lei ha detto sì, grazie, e da quel momento non si sono più lasciati, si sono sposati. Ed è stata la prima e anche l'ultima donna della mia vita. L'ha conosciuta? L'appoggio senza eguali di fronte alle difficoltà della vita. Mia nonna è stata veramente una compagna. Per lei era normale seguirlo, non gli ha mai chiesto niente. Ha sposato completamente le sue idee, ha sposato la vita che lui le ha offerto. In cambio di questo però è stata amatissima. Hanno avuto 4 figlie. Quando è nata la prima delle mie figliole, Giuliana, ero in carcere a San Giovanni a Bologna. Quando è nata la seconda nel 1913, ero in un paesello delle Marche, Cingoli, latitante,
quando è nata mia figlia Vittoria, che poi doveva avere un così tragico destino, io ero in guerra. Quando è nata l'ultima delle mie figliole, Luciana, ero a Parigi, non ancora come esiliato, ma come corrispondente dell'Avanti. I 10 anni che separano le nascite della prima e dell'ultima figlia sono anni cruciali per Nenni e l'Italia. Prima della Grande Guerra è un repubblicano che organizza lotte insurrezionali tra la Romagna e le Marche, durante le quali incontra il militante socialista Benito Mussolini. Nel settembre-ottobre del 1911 ci fu una stretta collaborazione tra Mussolini e me nello sciopero generale contro la guerra di Libia. A Faenza Nenni e Mussolini fecero l'ira di Dio. L'ira di Dio a parole lo fece Mussolini, che fece un comizio rivoluzionario. Poi la bombetta, lo scontro, lo faceva più Nenni. Finiste in carcere tutti e due assieme? Sì, finimmo in carcere tutti e due assieme, appunto perché tutti e due assieme dirigemmo lo sciopero generale contro la guerra di Tripoli. E Nenni fu condannato, poi la guerra, ci fu un forte movimento con grandi personalità, che le radiose giornate che imposero l'intervento italiano in guerra contro l'Austria. Nenni si proclama interventista e scrive su Lucifero: «Vogliamo la guerra perché odiamo la guerra». Si arruola volontario, ma la carriera militare è ostacolata dai precedenti politici. Dopo la guerra, una profonda crisi ideologica porta Nenni a iscriversi al Movimento Socialista e a prendere le distanze dall'ex sodale Mussolini, avviato alla causa del fascismo. Mussolini comincia a riflettere sul suo destino. Lui è stato segretario del partito, direttore dell'Avanti, ha avuto nel Partito Socialista un ruolo importantissimo. E a un certo momento Mussolini abbandona il Partito Socialista. Mussolini era un ribelle più che un rivoluzionario. Il suo egocentrismo lo portava a ricondurre a sé ogni azione e ogni reazione, in bene o in male. Aveva un grande desiderio e una grande passione di comandare. Sono anni molto difficili, perché sono gli anni dell'avvento del fascismo. Avvento del fascismo significa violenza, la violenza politica. Quindi l'assalto all'Avanti, che viene assaltato dagli squadristi e viene distrutto. E Nenni, davanti a quest'atto di violenza, che andavano armati, soprattutto di bastoni, e Nenni di fronte a quest'atto di violenza va in soccorso dei socialisti, e qui comincia il suo percorso nel partito socialista. Ai piedi di questa rotativa fu colpito a morte il tipografo Franchini, che assieme a noi tentava di difendere il giornale. Nenni arriva al Partito Socialista in anni tumultuosi, negli anni dei grandi entusiasmi del Mene Rosso e poi negli anni dello squadrismo fascista e delle dolorose scissioni. Lì capita che un partito che nel 18-19 era un partito potentissimo è però diviso in correnti particolarmente combattive, che nell'arco di poco più di un biennio alimentano un processo di scissioni tale da produrre alla fine del 1922 3 differenti partiti molto rivali tra di loro e in aperta competizione. Le scissioni in casa socialista avvengono mentre il fascismo, guidato da Benito Mussolini, prende in mano il potere. Le elezioni del 6 aprile 1924 sono la conferma del potere acquisito dai fascisti ad ogni costo. Il deputato socialista Giacomo Matteotti si prepara a denunciare i brogli elettorali, ma viene ostacolato brutalmente. Quando Giacomo Matteotti, dalla tribuna parlamentare, denunciò la truffa delle elezioni
dell'aprile e elencò gli episodi più caratteristici di quella truffa e di quella violenza ammantata di legalità. Il delitto Matteotti fu un evento che scosse profondamente le coscienze, probabilmente fu la vera scossa elettrica che provocò uno sconvolgimento nella società italiana e offrì l'ultima possibilità di fermare l'ascesa del fascismo e la costruzione del regime autoritario. Gramsci era convinto che dopo l'assassinio di Matteotti il fascismo sarebbe caduto, scrisse un articolo sull'Unità che il fascismo era moribondo e si sbagliò, invece Nenni non lo vide moribondo. Il giorno in cui uccisero Matteotti io ebbi, noi avemmo la sensazione che entravamo in una fase estremamente acuta e sotto un certo aspetto risolutiva del nostro aperto conflitto col fascismo. All'interno di questo processo Nenni comunque riesce a emergere grazie alle sue grandi qualità, sia grandi qualità oratorie. Nenni era, a detta di tutti, capace di infiammare le platee con la sua voce tonante e con il suo linguaggio molto diretto ed immediato, e soprattutto grazie alle sue grandissime capacità di giornalista. Nenni aveva una penna fulminante, una capacità di sintesi eccezionale, basta leggere i suoi articoli per capire con poche frasi le dinamiche che in quel momento agitavano la confusa politica italiana. Ma nel 25 cominciano le prime leggi repressive, soprattutto sulla stampa, finché l'anno successivo, nell'autunno, ci sono le leggi liberticide che cancellano la democrazia. Fu l'anno della emanazione delle leggi speciali fasciste che comportarono la soppressione di ogni forma di organizzazione libera e di opposizione e di ogni forma di stampa che non fosse direttamente controllata dal regime fascista. La militanza di opposizione in Italia cominciava a diventare motivo di pericolo personale. Anche la casa di Nenni venne devastata. Ora arriva il momento di scelte personali molto dolorose. O restare nel paese e affrontare il rischio dei manganelli o addirittura il rischio dell'arresto. Oppure tentare la scelta carica di incognite dell'esilio. E Nenni riesce ad espatriare con l'aiuto, se ben ricordo, di Rosselli e di Parri, espatria, va in Francia. Perché scelse la Francia? Ma la decisione di emigrare era in una certa misura una decisione obbligata. L'alternativa era o entrare in carcere o cercare rifugio fuori dei confini. L'esilio non vuol dire ripiegamento nella vita privata. Per qualcuno forse sì, ma non per Nenni. La passione politica è troppo forte e l'attività politica continua. Anzi, avendo vissuto le scissioni del partito come un danno gravissimo e come un dolore quasi personale, Nenni si adopera per ricucire tutte le fratture e per riunificare le sparse membra dei partiti di ispirazione marxista, con un lavoro molto faticoso che arriva nel 1930 alla riunificazione dei due partiti, Partito Socialista e Partito Socialista Riformista, con una iniziativa che comincia a vedere come protagonista nell'altro partito Giuseppe Saragat. Intanto gli esuli, che non sono poi solo socialisti in Francia, si incontrano e Nenni passava parecchio del suo tempo a girare l'Europa per avvertire i compagni, la sinistra, cioè i progressisti, che il fascismo non era un fenomeno mediterraneo italiano, era un fenomeno potenzialmente europeo, e quindi li metteva questi compagni sull'avviso. Dopo l'avvento, 3 anni prima, del nazismo in Germania,
sopraggiunse la guerra civile in Spagna. E la guerra di Spagna fu una delle maggiori prove, diciamo più esattamente, fu uno dei banchi di prova dell'antifascismo italiano. Vincere o essere sconfitti in Spagna voleva dire vincere o essere sconfitti nella lotta contro generale contro il fascismo e contro il nazismo. L'inizio della Seconda Guerra Mondiale coincise nel 1939 con la fine della guerra civile in Spagna. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra a fianco della Germania contro Francia e il Regno Unito. Cosa pensò quando sentì che l'Italia era entrata in guerra? È un sentimento di vergogna e anche di perplessità di fronte alle drammatiche scelte che un evento di quella natura ci poneva. Quattro giorni dopo, Parigi è occupata dalla Wehrmacht. Con l'avanzata tedesca su Parigi, Nenni e la famiglia scappano, vanno nei Pirenei. E assieme alla mia famiglia mi associai alla interminabile colonna dei profughi che andavano verso il sud. Tutto pareva finito, tutto pareva compromesso. Nenni, sua moglie Carmen e le loro quattro figlie, Giuliana, Eva, Vittoria e la piccola Luciana, prendono parte alla resistenza contro la Francia filonazista. Vittoria, detta Vivà, ha la sorte peggiore. Mia figlia era una creatura di una grande gentilezza, di una grande bellezza. Era stata arrestata con suo marito Henri Daubeuf verso la fine del 1942. Fu un anno di sciagura. Il marito fu fucilato, mia figlia deportata in Germania. Il numero 31.635 di mia figlia Vittoria, che pagò il suo impegno con la morte fra stenti e maltrattamenti del campo di concentramento e di annientamento di Auschwitz. La zia Vittoria è morta di tifo nel 43, poco prima che finisse la guerra, lasciando un biglietto che era riuscita a far avere a mio nonno, dicendo: dite a mio padre che ho fatto il mio dovere fino all'ultimo, che sono stata coraggiosa e che non ho mai tradito le sue idee. Alla divisione Polizia Politica, oggetto Nenni Pietro, di Giuseppe, socialista. Si comunica che in data 8 febbraio 1943 le autorità tedesche hanno proceduto all'arresto a Saint-Fleur-Cantal del noto Nenni Pietro. La Gestapo mi arrestò, venne tradotto a Parigi, poi il 5 aprile venne consegnato alla polizia italiana. E lui al Brennero, quando gli levarono le manette, lasciò la SS per gli italiani e disse: ho capito che ero salvo. Il ritorno fu per me una rivelazione. Ebbi non la impressione ma la certezza di un disfacimento del quale il 25 luglio fu la comprova, non la rivelazione. E poi ha rincontrato Mussolini dopo la liberazione, quando mio nonno era in confino a Ponza ed è stato messo su un battello per ritornare in terraferma, e su un altro battello c'era Mussolini, che invece era stato arrestato ed era stato portato in confino a Ponza. E lasciai l'isola dove lui era, dove Mussolini era appena arrivato. Beh, appena sbarcato. E c'era una specie di nemesi della storia, se si vuole. Torna da Ponza e, come racconta lui, la prima cosa che fa, va a Faenza. Dice: sono tornato sui luoghi della mia giovinezza, che mi hanno visto
impegnato politicamente, per dire a quel ragazzo ribelle che io sono sempre lo stesso. Quando Reni torna a Roma nell'estate del 1943, ormai un uomo di 52 anni che ha già vissuto una vita estremamente intensa e che si adopera immediatamente per ricostituire il Partito Socialista nella nuova Italia che si avvia, si spera, ad una vita democratica. Con questo faticoso lavoro di ricucitura, che confermava le grandi capacità di mediazione e di iniziativa politica di Nenni, si arrivò alla fondazione del Partito Socialista di Unità Proletaria. E poi fece la campagna sullo slogan La Repubblica o il Caos. Churchill era favorevole alla sopravvivenza della monarchia e Nenni gli fece una risposta no, no e poi no. Cioè, noi la monarchia non la vogliamo. Gli alleati volevano che rimanesse la monarchia, come sappiamo, e lui disse o la Repubblica o il caos. Nenni, non ce lo dobbiamo dimenticare, nasce come politico repubblicano. La Repubblica è il sogno della gioventù e dunque la grande sfida del referendum istituzionale per Nenni è il sogno di una vita. Ci fu un momento molto critico nel febbraio-marzo del 1946. A un certo momento, di fronte al rischio di una crisi di governo che consideravo estremamente pericolosa, io presi la responsabilità di accettare questo abbinamento del referendum con la elezione della Costituente. Quando nel giugno del 1946, dopo giorni molto difficili di uno spoglio elettorale carico di tensioni, arrivò finalmente l'esito con la vittoria della Repubblica, Nenni poté scrivere sul diario che quel risultato valeva la vita di un'intera vita di militanza. Proclamata la Repubblica, in questo 10 giugno che placa finalmente la memoria di Giacomo Matteotti e dei morti sacrificati nella criminale guerra fascista proclamata 6 anni or sono, si apre una nuova fase della nostra attività che sarà caratterizzata da 4 esigenze fondamentali. La pace nei giusti confini d'Italia, la pacificazione interna, il cui primo atto sarà l'amnistia, pane e lavoro per 45 milioni di italiani, una moderna Costituzione che ci ponga all'avanguardia del progresso. Nel corso del 1947 cominciano a emergere le dinamiche della Guerra Fredda, con la logica bipolare tra blocco occidentale e blocco sovietico e quindi i meccanismi di allineamento. Il Partito Socialista era un partito che conteneva al suo interno militanti e dirigenti che guardavano con maggior favore al blocco occidentale, nonché militanti e dirigenti che invece avevano da tempo insistito per l'alleanza col Partito Comunista e guardavano con simpatia al blocco sovietico. La prima ala era impersonificata ed era incarnata da Giuseppe Saragat e l'ala che guardava al Partito Comunista, al blocco sovietico, era incarnata da Nenni. La rottura socialista si consumò nel 1947 contemporaneamente al viaggio di De Gasperi a Washington. Ad essa risale l'esclusione per 15 anni della sinistra dal governo, causa di ritardi nella gestione del potere e nello sviluppo della democrazia, di cui paghiamo ancora le conseguenze. La scissione del 47 è uno degli avvenimenti più dolorosi nella storia del Partito Socialista, sia per la lacerazione del momento, sia per le conseguenze di medio-lungo periodo. Quando ha pensato per la prima volta alla scissione? Non ci ho mai pensato, non ci penso neppure adesso. Non si tratta di una scissione, ma di una rinascita del partito. Presto sono certo che presto tutti i socialisti si ritroveranno riuniti nella nuova casa. Pietro Nenni rimprovera Saragat non solo di aver lasciato il partito, e quello era naturale, ma gli dice se tu fossi rimasto, poco dopo avresti potuto fare maggioranza contro di me. Nella politica il conto lo paga l'uomo. E le divisioni socialiste sono state per me un incubo. È un Nenni
un po' amareggiato. In effetti fra il 1966 e il 1969 è naufragata l'unificazione socialista, che per lui era la riunificazione del suo partito ed era stato un po' il suo sogno, il suo progetto di vita. Vedere andare in frantumi quell'unificazione per lui è un dramma anche personale, compensato dal suo compagno di riunificazione Giuseppe Saragat, che da Presidente della Repubblica nel 1970 lo nomina senatore a vita. E compensato forse dall'elezione del suo delfino Bettino Craxi nel 1976 con il Comitato Centrale del Midas a segretario del PSI. Quindi Nenni si trova negli ultimi anni di vita, morirà il 1 gennaio del 1980, ad avere quello che era stato il suo aiutante di campo, braccio destro ed erede designato, alla guida del suo partito. A ormai quasi 80 anni Nenni diventa il patriarca del Partito Socialista. In qualità di grande vecchio e di patriarca non ha incarichi politici di grande rilievo, con capacità di iniziativa politica. Ha quei tipici incarichi onorifici che in qualche modo rendono tributo alla sua personalità e alla sua storia. Quanto alla mia attività, naturalmente essa risente molto del peso degli anni. Mi sono sottratto a molte delle mie abituali dei miei abituali impegni di lavoro. Soffriva di non poter più stare in prima linea, questo sì, anche se si rendeva conto che non aveva più la forza e che era giusto anche che lui non stesse più in prima linea e che gli altri facessero la loro strada. Per il divorzio lui si impegnò molto e ci fu quel grande comizio a Piazza del Popolo insieme con gli altri esponenti del fronte divorzista. Il vero cancro italiano è di forze politiche che sono in ritardo di decine di anni di fronte al problema della nazione italiana. Nel 1976 il Partito Socialista raggiunge il suo minimo storico con il 9,6% dei voti. Proprio per effetto di questa sconfitta elettorale viene convocata una riunione speciale all'Hotel Midas di Roma, un albergo destinato a diventare il simbolo di una svolta politica, perché è l'albergo dove Bettino Craxi assume la segreteria del partito. Craxi è nenniano, sicuramente è nenniano perché è autonomista, suo discepolo, ma non avevano lo stesso carattere. Avevamo assunto un impegno, che era quello di non ritornare alle esperienze del passato. Compagni, l'impegno è stato mantenuto. Senatore a vita dal 1970, in qualità di decano dell'Assemblea, il 20 giugno 1979 Nenni fa la sua ultima apparizione pubblica. E come senatore a vita, anche se non si sentiva bene, lui andò ad aprire la prima seduta, perché se no ci sarebbe stato un fascista e lui non voleva che il fascista aprisse la seduta. Fu issato alla presidenza, issato perché era veramente cadente. Lo faccio rivolgendo al collega Ferruccio Parri. Il saluto dell'Assemblea è mio e associando il suo nome a quello del Capo dello Stato, Sandro Pertini, uomini l'uno e l'altro della più autentica resistenza. Alle 3:20 del 1 gennaio 1980, Pietro Nenni si spegne nel sonno. È morto uno come noi, dissero di lui.
uno come noi, uno che non ci ha mai abbandonato. Ci fu una partecipazione straordinaria che ci sorprese e ci commosse, ma che era il segnale della straordinaria popolarità che Nenni aveva tra la gente. Ai funerali si forma un corteo di 300.000 persone che invade il centro di Roma in quella fredda mattina invernale. E questo direi che è stato il meglio di me, insomma, restare sempre nella battaglia.